Nel corso del XII e del XIII secolo, la storia politica, le vicende militari e i grandi contrasti tra impero e papato si intrecciano con l'aumento demografico, il rapido sviluppo della borghesia cittadina, le trasformazioni della vita materiale, l'affermazione di una cultura raffinata che ripropone nelle corti e nei castelli i valori ideali del mondo cavalleresco. La nuova realtà urbana permette lo sviluppo di forti entità politiche, i comuni, che riuscirono a difendere la propria sovranità e autonomia grazie al fiorire dei commerci, delle manifatture, delle attività finanziarie. Siamo ormai intorno alla metà del 200. Gli equilibri politici, i commerci, l'ordine sociale hanno subito un'evoluzione straordinaria. Ed è questo il momento in cui, anche in Italia, sboccia una nuova sensibilità artistica e letteraria.